nessuno parla. Nessuno. Onestamente, se saprei qualcosa lo direi proprio. Però non so niente, perché non abito qui io. Quindi tutte le notizie le ho sentite per televisione. E quando tengo mancato la televisione per sentire. Qua non ce l'ho neppure la televisione, figuriamoci. Hai chiedere. Come vedete, nessuno parla, nessuno sa, qualcuno lo fa a fatica. Ci riferiamo al caso di Maria, la bambina rumena violentata e uccisa lo scorso 19 giugno e ritrovata nella piscina di un resort a San Salvatore Telesino in provincia di Benevento. Sul caso sembra essere calato il silenzio, un silenzio assordante. In paese si parla poco del caso ormai, molta omertà. Forse si aspetta in silenzio ciò che deciderà la magistratura, come dice questo signore, davanti alla chiesa avvicinato dal nostro Emidio Bianchi, proprio dove la piccola sarebbe stata lasciata da Daniel, una delle due persone per ora indagate e amico di famiglia. Ecco, che idea si è fatto di questa storia? Perché non ne parla più nessuno? Purtroppo siamo in attesa della verità. È un fatto che comunque ha sconvolto un po' tutto, non solo San Salvatore, tutti i paesi limitrofi. La piccola Maria sarebbe partita da qui, dalla sua casa, e avrebbe percorso questa angusta fessura per arrivare davanti al sagrato della piccola chiesa, a pochi metri dalla casa di Daniel, ora finita sotto sequestro. Un percorso che la bambina faceva sempre. Nessuno esclude che fino a quando non si trova il colpevole, l'orco potrebbe aggirarsi in paese. Perché la verità interessa a tutti quanti. Se c'è un mostro in giro, logicamente è pericoloso per tutti quanti. Non lo è stato solo per la bambina in quella circostanza. Intanto la magistratura, attraverso il procuratore Giovanni Conso del pubblico ministero Maria Scamarcio, che conduce l'inchiesta, continua a sentire i genitori come persone informate dei fatti. L'altro giorno lo ha fatto per ore, per capire se fra gli amici di famiglia emergano particolari interessanti per stanare l'orco o gli orchi. Da San Salvatore Telesino per ora è tutto. Lorenzo Applauso e Emidio Bianchi per Caserta Sera.it.